Cari amici, una brevissima puntata di fisica quantistica, una cosa nuova per questa rubrica, ma importantissima, secondo me. Parleremo infatti di un nuovo paradosso, dopo il paradosso del gatto di Schrödinger e dopo alcuni paradossi che ci sono stati proposti da Einstein, Reggio, che non può rimanere ultima nemmeno in queste cose, propone il paradosso del gatto di Giufà. È un paradosso scientifico meraviglioso che recita in questa maniera, è un problema scientifico. Il gatto di Giufà viaggia su un'automobile a 50 km all'ora sulle bretelle del Calopinace. Il limite di velocità è di 50 km orari. Il paradosso è, la domanda è, quanti possono superare la macchina su cui viaggia il gatto di Giufà? Se la macchina di Giufà viaggia al massimo della velocità consentita, la risposta è facilissima. In tutto il resto delle città del mondo, zero, perché se uno viaggia alla velocità massima consentita non può essere superato, ma il paradosso del gatto di Giufà fa sì che a Reggio tutte le macchine in transito sulle bretelle del Calopinace lo superino perché vanno a 70, 80, 100 km all'aria e chi se ne frega. Voi vi chiederete, vi starete chiedendo, amici cari di Reggio, e com'è possibile tutto ciò? La risposta è data dal teorema di Nicola Giunta, il teorema di Nicola Giunta che prevede che ognuno faccia quello che diamine vuole. È un teorema meraviglioso perché purtroppo ha una ricaduta in morti e feriti e in incidenti che può essere quantificata. Nicola Giunta, da grande fisico, matematico, grandissimo esperto e conoscitore della natura umana e rigetana, aveva quantificato il numero X di incidenti sulle bretelle. Questo numero si sta perfettamente verificando, ci sono morti e feriti quasi giornalmente sulla bretella, grazie al teorema di Nicola Giunta, al paradosso del gatto di Giufà. E tutto questo come può avvenire? Può avvenire, amici miei, perché c'è una legge che sta al di sopra di tutto questo. Questa legge è la legge di impunità generale che regna in Italia, regna nel mondo, regna in Italia, ma regna soprattutto a Reggio. Ognuno fa quello che il diamine gli pare. Volete costruire una casa in mezzo a una ciumara? Fatelo. Volete edificare un fortino in mezzo a una strada? Fatelo. Volete appropriarvi del marciapiede per costruire un palazzo? Fatelo. C'è la legge di impunità generale. Fantastico. Siamo al centro del dibattito scientifico internazionale. Il paradosso del gatto di Giufà, un gatto che non potrebbe essere superato, ma è superato da tutti. Ma nemmeno Einstein, amici carissimi, che dirvi? Euprattein, alla prossima!